Buongiorno Cerignola, vi chiedo scusa, ho bisogno di parlare in privato con Raffaele Piemontese, mancato onorevole, e con la Salandra, neo deputato. Dato che non ho i loro numeri di cellulare, di telefono, ho solo questo spazio, se permettete, fatevi i fatti vostri, adesso voglio parlare con Raffaele. Ecco la Salandra, quindi voi se vi potete staccare è meglio. Caro Raffaele, mi dicono che tu stia molto incazzato. Perché? È vero che sei stato battuto largamente, si direbbe in gergo sverniciato da Gian Diego Gatta al collegio della Camera, però tu alla Camera stavi anche nel listino, quindi avevi il cosiddetto paracadute che non si è aperto e tu, povero Raffaele, ti sei schiantato al suolo proprio perché questo paracadute non si è aperto e non si è aperto per 800 voti che ti sono mancati. Adesso tu ti sei molto incazzato perché guardando i risultati di Cerignola hai visto, caro Raffaele, che alla Camera hai preso 2.200 voti, una miseria. Ma al Senato ci stanno un migliaio e passa di voti in più a favore quasi tutti della Cicolella. Per cui tu ti sei molto arrabbiato, giustamente devo dire, da una valutazione superficiale, perché hai detto a Cicolella: se quei voti li avessi presi anche io e non soltanto tu, a questo punto il paracadute si sarebbe aperto, io starei alla Camera dei Deputati e tu, Cicolella, saresti diventata consigliere regionale. Sì, Raffaele, ma non ti puoi incazzare con la Cicolella. La Cicolella non c'entra niente. I voti in più al Senato che tu hai trovato e che sono espressi con una croce proprio sul nome Cicolella sono frutto, e qua comincia il ragionamento anche per l'onorevole, onorevole La Salandra, quei voti in più sono frutto della campagna elettorale fatta a favore della Cicolella da parte di esponenti di Fratelli d'Italia di Cerignola. Qui a Cerignola, per fare un dispetto ad Anna Maria Fallucchi, c'erano personaggi, uno in particolare, che andavano dicendo: io sono di Fratelli d'Italia, però c'è una concittadina, e facevano votare Cicolella. Non è che potevano dire votate pure a Piemontese. Ecco la differenza, caro Raffaele, che hai trovato. La Cicolella non era tanto stupida da fare boicottaggio nei tuoi confronti. Assolutamente, non ti devi arrabbiare. Qua l'unico che si deve incazzare veramente è la Salandra. È vero che è un miracolato dall'effetto Meloni, perché di suo, diciamo, consenso non ne ha portato e io credo non ne porterà mai. Ma adesso è un deputato di questo territorio. Allora voglio capire da questo la Salandra, ripeto, miracolato dall'effetto Meloni. Alla Meloni una mano gliela volete dare? E per dare una mano alla Meloni volete fare un poco di pulizia in questo partito qui a Cerignola, che ogni volta che si vota, se non è candidato lui, vota per il PD. Ma vi rendete conto? Ai tempi miei, Pinuccio, ma anche Salvatore Tatarella, a uno che si comportava così, lo avrebbero presi a calci in culo. E questo dovrebbe fare anche l'onorevole La Salandra. Certo, capisco la differenza. Quelli erano Tatarella, questa è La Salandra. Però La Salandra, se vuoi meritarti il miracolo, comincia a ragionare
anche di queste cose. Fai una verifica sulle cose che io dico e scopri che il miglior alleato del PD a Cerignola è una larga fetta di Fratelli d'Italia. Roba da pazzi.